posso, preferisco l'accessibilità per tutti. Questo è stato così anche nelle precedenti tre edizioni dei concerti e anche ovviamente le serate di live, di DJ sono state ingrassolite. Negli anni, scorsi abbiamo, io per il primo anno addirittura, come è stato il primo anno? 2017 ho voluto invitare proprio un gruppo di qua, dalle parti nostre, che è un gruppo meraviglioso, che suonano dal vivo e canta, insomma è un gruppo fantastico, che alle tastiere c'era Lanciotti, Robertino Lanciotti, che fa canzoni, che è il figlio batterista di come si chiama? Achille Lauro, si è esibito al festival. Sì, sì, il figlio suona con Achille Lauro, il figlio. Infatti io l'ho visto crescere, perché siamo molto... Robertino e la moglie sono di matrimonio. Scusatemi, con tutte queste lingue che c'ho in testa... Sì, tu, il primo giorno. Sì, il primo giorno. Cioè, stanotte ancora muove per ripiegare. Scusate. E quindi ho fatto venire... E poi Carl Fanini, il cantante, fantastico, ho fatto una serata che ancora c'ho delle doca, è stata la prima ed è stata una bomba atomica che nessuno si aspettava al gruppo, perché bisogna dare spazio, come stai facendo veramente adesso, spazio ai nostri musicisti qua del nostro territorio, che è importantissimo, molto importante. Vedete questi ragazzini lì, come Marchetto, il figlio di Roberto, che sta suonando con lui, si danno tutti da fare, perciò dobbiamo farli conoscere, che è molto importante. Infatti io ho dato possibilità a loro. Poi dopo ho fatto venire un gruppo austriaco, una volta, ho fatto venire tutti i giovani, pure loro, giovanissimi tutti, e hanno fatto veramente, è stato, ti ricordi, bellissimo, è stata veramente una serata grande. Poi abbiamo un altro gruppo, abbiamo fatto venire, e invece quest'anno, cioè non quest'anno, dovevamo farlo venire già due anni fa, purtroppo per il Covid, io ho chiamato Saturnino Celani, siamo amicissimi proprio con Saturnino. Abbiamo studiato insieme ad Ascoli, allo Spontini, abbiamo studiato da, quindi, che poi dopo è uscito fuori il Vivaldi pure, sono trasferiti molti a Vivaldi, per quello che, tornando a una parente, così va tutto, che proprio insomma che erano veramente, stavano ai livelli grandi, adesso stanno tutti e due, insomma stiamo un po', però mo le facciamo, adesso facciamo qua, a San Benedetto, te l'ho promesso e lo farò. Con l'aiuto vostro, perché ho bisogno veramente d'aiuto, perché dato non gliela faccio, perché veramente c'ho... Noi ci siamo! Quello, però le dritte le darò e saranno belle, le vedrete poi quando... Vabbè, comunque, tornando a loro, l'ho chiamato a Saturnino, ho detto: Saturnino, dammi un gruppo come si deve, come di quelli che trovi. Ho detto: guarda lì, Savana Funk, tranquilli. Dico: perfetto. Mi ha dato il telefono del manager, e così l'ho chiamato, così tutto quanto, e insomma, e abbiamo fatto. Poi dopo purtroppo per il Covid non è stato possibile, quindi adesso, grazie a Dio, ce l'abbiamo fatta, quindi insomma, ecco. E sono orgogliosissimo, perché questi hanno aperto pure a Firenze il concerto del Rotten Cinema. Cioè, addirittura, non so se vi rendete conto, cioè, questi sono bestie, sono tre parti che sono conosciuti. Però li conosco benissimo, perché sono famosissimi. Per dire insomma che questi sono ragazzi veramente in gamba, sono tre e fanno per 100, cioè veramente fantastico. Infatti abbiamo detto non fate come fate i concerti, perché se no. Questi sì, magari ovviamente insomma, visto che vanno anche in tour con il Djokovic, al di là della dimensione delle persone che vanno a vedere quel tipo e di quindi, come evento, però esatto. Insomma questi suonano forte, sono solo in tre anni. Sono conosciutissimi, sono molto conosciuti, quindi comunque speriamo. Vedremo. E quindi insomma ecco, quello l'abbiamo voluti adesso, e grazie al comune. Io dovrò lasciare il consiglio comunale a un certo punto per venire a sentirvi. Ma c'è il consiglio. C'è il consiglio comunale. Tanto le sentite anche da qua, non mi preoccupare. Si sente? Perché non ho 10.000 watt come fanno con un giovanotto. No, non sarà così. Il service già è stato edotto, che la prima volta che forniscono il loro servizio in Palazzina Azzurra. Poi io ho detto che deve essere come un concerto, io ho detto che deve essere.
sì. Un concerto quello vero, però nel senso non di come al Jova Beach, insomma, detto deve essere un bel concerto, no, vabbè, è diverso, la conosciamo, mai, anche perché a me piace così presentare così della cosa, non diciamo, perché sono altre cose che io non so organizzare, nel senso di queste cose con cantanti insomma conosciuti eccetera. Quindi ecco, con Saturnino ho dato sta dritta e grazie a lui l'abbiamo avuti anche per un buon prezzo, un prezzo che vi dico che veramente è un miracolo. Grazie a Saturnino veramente, che do una cena, non so, quando viene devo pagare la cena. Ho capito, devo pagarla io. No, io la faccio io perché siamo amici, che non vedo l'ora di vederlo pure perché ci fanno spesso per il passo. Che poi vi devo dire una cosa, no, un'altra parentesi. Italiani sono. Un'altra parentesi che voglio aprire, voi sapete Dardust, no? Allora, Dardust, praticamente, io sono stato il suo insegnante di teoria e solfeggio ad Ascoli. Quando io insegnavo ad Ascoli, prima di partire per l'Austria 30 anni fa, insegnavo allo Spondini di teoria e solfeggio. E il ragazzino c'era che era Dardust. Infatti sono stato molto contento che mi ha chiamato e mi ha invitato l'anno scorso al concerto. Sì, però io non ho voluto suonare perché c'era Alessandra, non lo so, vengo a sentire. E infatti sono andato a sentirlo, mi ha invitato, è stato gentilissimo, perché ancora ci vogliamo bene ancora come nuovo, però ragazzino. Ho aperto questa parete per dire, vabbè. È così, quindi ecco, questa serata sarà veramente bella e sono contento che sia aperto tutto. E sono contento che una marea di concerti stanno facendo, grazie a Dina veramente, perché anche rivalutando quella zona, come ripeto un'altra volta, del porto che è stupenda, noi abbiamo avuto questa idea nel 2019, abbiamo fatto il concerto 70 Time proprio al Molo, lì dove sono. Il momento del Gabbiano già. E pensavo di essere originale, l'importante è continuare, capito? Infatti, sai che invece dobbiamo fare della regione un ampliamento di quella zona e quindi vedere. Questa è scherzo. Questa è della regione, parliamo dopo anche della regione. Ah sì sì. Ovviamente il 70 Time ha anche, oltre al patrocinio del nostro comune, il patrocinio e la compartecipazione dell'Assemblea Legislativa delle Marche, il Consiglio regionale. Questo mi farebbe piacere che insomma. Presidente Latini. Presidente sì, del Consiglio Comunale. Del Consiglio regionale. Del Consiglio Comunale, del Consiglio regionale. Sì, sì, l'Assemblea Legislativa. E quindi cioè, insomma va bene. E poi grazie veramente del vostro supporto, veramente perché è importante, ovviamente il tuo, perché così per una continuazione, eccetera. Poi l'anno prossimo ho un'idea bomba che poi ti dirò. Ma lo dici a voi, eh? No, perché. C'è da parlare bene, nel senso che per l'anno prossimo sarà, se ci riusciamo, ci sarà una bomba atomica di quelli che non potete immaginare, veramente non lo immaginate mai. E abbiamo avuto una fortuna, però dobbiamo per fare scongiuri, prima parlo con lei, dopo lo diremo poi, magari durante l'anno, quello che sarà l'anno prossimo, che sarà unita tra il 70 Time e il Vivaldi, sarà unita insieme. Che già vedrai. Comunque ecco, quindi questa è, allora abbiamo già parlato insomma della serata allora di lunedì che va bene, no? No, assolutamente. Perfetto, va benissimo. Diciamo del Vivaldi. Ecco, adesso iniziamo del Vivaldi.